Dal Vangelo di Luca. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. C'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Anna parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione. L'Evangelista Luca, dopo averci presentato Simeone, uomo giusto e pio, ci parla anche di Anna, profetessa che aveva consacrato la sua lunga vedovanza al Signore nel Tempio di Gerusalemme con digiuni e preghiere. Queste due sante persone permettono a noi lettori di capire meglio chi è questo bambino Gesù. Se da una parte è un bambino di famiglia umile, perché portano al tempio come sacrificio 2 colombi, nello stesso tempo è il salvatore di tutti i popoli e luce che illumina le genti, così come i profeti avevano predetto. È lo Spirito Santo dunque che muove Anna a lodare Dio e a parlare di quel bambino che porta la liberazione a quanti credono nel Signore Dio. In questi giorni del Natale anche noi siamo andati in spirito a Betlemme a venerare quel bambino adagiato in una mangiatoia. Ora l'Evangelista ci invita, insieme alla profetessa Anna, ad alzare lo sguardo e a contemplare in Lui colui che ci salva dalle nostre afflizioni quotidiane e ci avvicina a Dio nostro Padre. Ritornando a Nazareth, il bambino Gesù vive nella semplicità di una famiglia di artigiani, ma si fortifica in sapienza e grazia di Dio, aspettando il tempo della sua manifestazione in pubblico. Anche noi stiamo terminando questo anno con animo sospeso. Le difficoltà vissute non appesantiscano il nostro spirito. Piuttosto, con la fiducia dei figli di Dio, chiediamo al nostro Padre del Cielo la sua sapienza e la sua grazia e ringraziamolo con cuore pieno di riconoscenza per quello che ci dona quotidianamente.